Solo la Dugout. Fino a 10.000 euro di supervalutazione del tuo usato. Promozione riservata su numero limitato di vetture presenti in concessionaria e fino a esaurimento scorte. Fino a 5.000 euro su classe A e classe B. Fino a 10.000 euro su classe C berlina. L'impegno per la politica è una passione, la passione che va coltivata nel tempo, la passione per vedere un paese che rinasce, per vedere una regione che rinasce, una provincia che rinasce. Il messaggio che deve passare ai giovani è innanzitutto un messaggio di chiarimento. Il Partito Democratico è un partito che è pieno di principi e di ideali, questi principi che vanno perseguiti nel tempo. Noi abbiamo una storia politica che va dalla Prima Repubblica in poi. Il Movimento 5 Stelle, così come anche gli altri partiti che ha attecchito all'interno del nostro territorio, sono privi di questi ideali. Noi siamo l'unica risposta a questo. Santa Paolina diventa paradigma dell'impegno del centrosinistra per giovani e piccoli comuni. Dopo il delegato ai giovani e il vice sindaco Ricciardelli a sottolineare l'importanza della legge che potenzia i servizi nei borghi al di sotto dei 5.000 abitanti. Potenziare sempre di più questa legge che è stata attivata nei confronti dei piccoli comuni in modo tale da fermare questo fenomeno di spopolamento che sta colpendo gli ultimi periodi. Nel faccia a faccia con gli elettori, D'Agostino e Famiglietti vanno al cuore dei problemi. Il candidato senatore spiega come le opere bloccate dal governo di centrodestra sono ormai in agenda, nonostante il disimpegno dei 5 Stelle. Salire in treno a Grotta Minarda e raggiungere Roma in 2 ore o rendere quell'area uno snodo cruciale per il commercio non sarà più un'utopia. Era bloccata totalmente, come tutte le infrastrutture al sud, perché i governi Berlusconi con la Lega alleata avevano bloccato tutte le opere al sud. Ebbene, con lo sblocca Italia al primo punto abbiamo messo la Napoli-Bari e abbiamo inserito anche la strada di alta velocità a Grotta Minarda. Grazie a un emendamento firmato da me, da Angelo e da tutti i parlamentari alpini, ad eccezione di uno, si chiama Carlo Sibilia dei 5 Stelle, che dice che secondo lui non serve né la ferrovia né la stazione. Non slogan ma concretezza, quella che sottolinea nel suo intervento Angelo D'Agostino, candidato alla Camera nel collegio di Avellino. Il governo di centrosinistra in questi 5 anni, soprattutto uno degli ultimi provvedimenti, ha stabilito per Io Resto al Sud a sportello 1.250.000.000 per i giovani dai 18 ai 35 anni che possono accedere a questo contributo, di cui il 35% a fondo perduto e il 65% a tasso agevolato e interessi zero completamente. Quindi non parliamo di aria fritta o di slogan elettorali, parliamo di leggi e cose fatte che possono accedere, possono attingere tutti quanti i giovani dai 18 ai 35 anni. Non è che sono andato a Roma a perdere il tempo, anche perché io non vivo di politica, vivo di altro, quindi se vado devo poter rappresentare bene il mio territorio.